Ciao a tutti ragazzi, oggi vi racconto il mio giro d'Europa, tutte le tappe che ho fatto, tutto quanto, perché in tantissimi mi avete chiesto, gente non mi ha iniziato a seguire fin dall'inizio e quindi adesso ripercorriamo tutto il percorso, tutta la strada che abbiamo fatto e adesso vi faccio vedere tramite Google Maps tutti i posti in cui siamo passati fino alla fine e adesso andiamo a vedere. Allora, siamo partiti praticamente qua da Torino. Io abito un po' fuori Torino, siamo saliti su, siamo passati per Ivrea, siamo arrivati ad Aosta e poi da Aosta, ingrandiamo un pochettino, siamo arrivati a Pré-Saint-Didier e siamo passati qua dalla parte francese, ho fatto il piccolo San Bernardo, cosa che in realtà ho allungato un pochettino perché avrei potuto prendere il Gran San Bernardo, ma in realtà diciamo sbagliando, poi sono passato in posti bellissimi perché ho continuato questa strada qua, sono andato per Albertville e poi sono passato per il bellissimo lago di Annecy. Qua da Annecy, salendo sempre su, siamo arrivati poi in Svizzera a Ginevra, eccola qua, tra l'altro bellissimo il lago di Ginevra. Bellissima Ginevra di per sé. Poi dopo aver visitato la Svizzera siamo saliti su per la Francia, siamo ritornati in territorio francese. Tornando in territorio francese sono andato poi alla conquista, salendo sempre di qua, della capitale francese Parigi. Spettacolare, non c'ero mai stato. E poi da Parigi siamo saliti sempre su. In realtà da Parigi la mia tappa era di andare verso il Belgio, appunto la capitale Bruxelles, che si trova esattamente qua. Ma quando ero a Parigi, guardando la cartina così, rimpicciolendola un po', ho detto ma no, qua c'è l'Inghilterra, qua c'è Londra, e dico non posso non andare, ragazzi. Quindi cosa ho fatto? Sono salito sempre su per Parigi, per la Francia, da Parigi, e sono arrivato precisamente a Dieppe. Ho fatto questa strada qua, da Parigi, sono passato per Guavou, tra l'altro anche molto carina, l'ho visitata, sono salito sempre su finché che non sono arrivato a Dieppe. A Dieppe, poi qua, c'è la Manica in mezzo che divide ovviamente la Francia dall'Inghilterra. Qua mi è successa una bella sventura perché mi hanno rubato la bici, la Bianchi Infinito, che ancora ora mi piange il cuore, ma esattamente qua Deep. E nulla, cosa ho fatto? Poi il giorno dopo, ricorderete bene, sono andato a prendere una bici economica al primo Decathlon, primo Intersport si chiamava, ho preso la prima bici economica, ho continuato il mio viaggio, ho attraversato la Manica e col traghetto sono sceso esattamente qua. A Eastbourne. Da qui sono salito su, ho avuto delle esperienze bellissime, ho incontrato due nonnini che mi hanno trattato come un nipote. È successo davvero tantissime cose, sono successe. Sono arrivato a Londra, ho visitato Londra, bellissima, fantastica, esperienza indimenticabile. Da Londra abbiamo attraversato tutta questa strada finché che non sono arrivato a Dover. Vedete che qua in mezzo ci sono altri collegamenti con i traghetti. Sono sceso non a Calais, questo punto qua, ma sono sceso, in realtà c'era anche un collegamento vicino a Dunkirk, che ero in pratica due passi dal Belgio. Qui pedalato
pedalato, 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 passando per queste parti qua, per Gand, finché che non sono arrivato nella capitale belga. Dal Belgio, andiamo un po' a rimpicciolire, sono salito su per l'Olanda, nella parte sud dell'Olanda, questa bellissima città Eindhoven. Conquistata anche Eindhoven, cosa abbiamo fatto? Ci siamo spostati, abbiamo toccato la Germania e siamo scesi dritti così fino ad arrivare a Lussemburgo. Lussemburgo, una delle nazioni più piccole al mondo. Siamo arrivati esattamente qua nella capitale. Che tra l'altro è piena di natura, è molto carina. Da qui conquistato poi anche la Germania, siamo arrivati a Francoforte, ce l'abbiamo subito qua, Francoforte sul Meno. Subito qua abbiamo pedalato davvero tanto, considerate che in questo viaggio sono circa un 140 km al giorno per un totale di 4650 km di dislivello, non vi so dire, ma davvero tantissime salite abbiamo affrontato in questo viaggio. Non perdiamoci in chiacchiere, dalla Germania, da Francoforte, ho attraversato in pratica tutta la Germania passando per la Foresta Nera, qua è pieno di foreste ma è stato bellissimo. E siamo arrivati in Repubblica Ceca, sono passato per Sheb, questa parte qua, sono andato sempre dritto, questa cosa, ma ci ho impiegato circa un 3 giorni finché che non sono arrivato nella capitale ceca, Praga. Da Praga abbiamo continuato il nostro percorso salendo su, facendo un altro fuori programma, fuori tappa, perché sopra c'è la Polonia, andando sempre dritto, arrivando ad Ostrava. Qua a Ostrava siamo saliti su per la Polonia, siamo andati, aspettate che ho cliccato qualcosa, siamo andati a Katowice, in pratica subito qua sopra c'è poi il campo di concentramento di Auschwitz. E devo dire che è stata un'esperienza toccante che, come vi dico più volte, consiglio a tutti di andare a fare. Precisamente, esatto, sarebbe qua a Dosbiesim, il campo di concentramento si trova proprio qua. Conquistata anche la Polonia, avendo vissuto questa bellissima esperienza, siamo scesi in Slovacchia, ma non siamo andati subito nella capitale, siamo scesi dritti così per andare verso l'Ungheria, anche perché poi in meno di 48 ore avrebbe poi chiuso i confini, infatti dal 1° settembre nessuno può più entrare. Abbiamo visitato anche Budapest. Bella proprio il Danubio che percorre tutte queste zone. Da Budapest siamo risaliti, siamo andati questa volta nella capitale slovacca, Bratislava, con le sue statue, le sue cose, affascinante. A Bratislava siamo al confine con in pratica l'Austria. Siamo andati anche in Austria, a Vienna, che dista pochissimo, 60 km, abbiamo visitato Vienna. Sotto pioggia di tutto e di più, è stata un'esperienza pazzesca. E poi io da qua sono rientrato in Italia dopo che in pratica poi l'Italia ce l'abbiamo attaccata qua. Questa volta però ovviamente non ho più pedalato, sono rientrato con un Flixbus. E quindi poi
eccomi che sono ritornato a Torino, nella mia città, con la mia famiglia. Eccoli, il grande, poi qua c'è anche il piccolino. E poi non solo per la famiglia, ma un po' per tutto, un po' perché adesso tanto rientrerò al lavoro, un po' perché non avevo fatto in pratica giorni di riposo, quindi era anche giusto prendersi un bel riposo. Le mie gambe davvero iniziavano a essere in condizioni abbastanza critiche, anche perché considerate che con quella cosa che avevo la gamba non era facile. E poi un po' per la bici, un po' per tutto, diciamo che... Cosa ridi tu? E quindi diciamo che è stata un po' tutta una serie di situazioni che mi hanno fatto rientrare in Italia, anche perché il mio viaggio sarebbe dovuto continuare andando verso le parti sud, come la Grecia, la Bulgaria, la Romania, l'Albania. E solo che cosa succedeva? Succedeva che erano proprio a rischio con il coronavirus. Già in Ungheria, come ho già detto, ho rischiato abbastanza andare in zone come appunto la Romania, tutte queste zone qua, rischiavo poi di non riuscire ad entrare in Italia, il che era abbastanza rischioso, perché magari avrei dovuto fare 14 giorni lì e ritrovarsi in una situazione del genere di certo non è piacevole. Quindi il mio viaggio finisce qui, contentissimo ragazzi di quello che ho fatto, del supporto che mi avete dato tutti quanti voi, e vi ringrazio ancora tutti quanti e vi saluto, e ci vedremo magari a un prossimo viaggio, un altro anno, perché no, chissà cosa mi inventerò di bello, e vi saluto, ciao!